Bentornati nel forum e dopo il video su Heavy Sugar ho deciso basta video con la prima cosa che trovo nell'armadio, sarò sempre impeccabile e professionale. Tornando a noi, che cosa parleremo oggi? L'avrete sicuramente capito dal titolo, da indizi che vi avevamo dato nei giorni precedenti, parleremo dell'ultimo gioco di ruolo che abbiamo comprato, meglio ho comprato a Luca Comics, Le Notti di Nibiru. Candidato tra l'altro come miglior gioco di ruolo per quest'anno, come poi tutti sappiamo però ha vinto Lovecraft-esque. Ora, è un gioco della Red Glow che entra a questo punto fra le nostre case produttrici ed è a tema spaziale, avventure spaziali. Potrei finire la recensione già qua perché io queste ambientazioni le amo in maniera particolare. Sono particolarmente di nicchia, non si vede molto spesso un'ambientazione del genere, dunque sono davvero contento che sia uscito questo manuale. Inoltre sono presenti altri manuali che sono delle espansioni praticamente. Mi dispiace non poterle fare la recensione, ma come tutti sappiamo i soldi non nascono sugli alberi e quindi mi sono potuto permettere solo questo. Vedremo poi in seguito. Inizio con il dire che qualsiasi cosa posso dire su questo manuale e sul gioco, nulla intaccherà mai le artwork. Sono bellissime, ci riescono a dare subito l'ambientazione onirica di questo mondo che andremo a esplorare. Perché effettivamente che cos'è Nibiru? No, non tirate subito fuori le torce e forconi, non è roba da complottisti, il pianeta che si schianterà sulla Terra o le scie chimiche, è in realtà il nome dato a questo pianeta da questi colonizzatori che arrivano. Sono colonizzatori umani, ma anche alieni, di una, se non sbaglio, confederazione o impero spaziale, un po' alla Star Wars. Su questo pianeta però le situazioni climatiche e ambientali sono molto particolari. Innanzitutto, tutto è spropositato rispetto all'uomo, tutto è gigantesco, quasi di 2 metri, anche i fili d'erba, fiori, alberi. Inoltre, tutto è pervaso da questa nebbia chimica chiamata la marea, che praticamente rende impossibile comunicare con il resto della flotta. Essi, pensando di essere rimasti da soli, a questo punto che cosa fanno? Si stabiliscono lì pensando di essere rimasti appunto gli unici esseri viventi al mondo. Sì, va bene, è un po' strano, ma è possibile con il passare del tempo. La vecchia tecnologia, il passato viene dimenticato, tanto che i nibirunesi iniziano a creare una loro cultura, iniziano a creare delle loro città, sfruttando anche un po' la antica tecnologia dei colonizzatori, che poi comunque viene mano a mano persa, e creano appunto le Ezzi. Le Ezzi sono queste grandi città cupola in cui la nebbia chimica non entra e quindi si può vivere, perché è difficile vivere per una persona normale fuori da un Ezzi. Questa nebbia, questa marea, porta però un effetto collaterale. La maggior parte delle persone, per diversi mesi all'anno, si addormenta totalmente. Entra in uno stato quasi di letargo. Però alcuni, con il passare del tempo, delle generazioni, si abituano e riescono a restare svegli durante questo periodo. Questo fenomeno viene appunto chiamato veglia. Questi soggetti sono solitamente dei tonalisti, ovvero persone che hanno raggiunto un'affinità così grande con il pianeta e con la marea, tanto da addirittura da pensare che gli umani in realtà venivano prima da questo pianeta e poi se ne sono andati, ecco perché avrebbero un'affinità così grande con la marea, e appunto potendo restare svegli possono difendere la comunità dai vari pericoli, esplorare mentre tutti stanno dormendo, sono in letargo appunto. Essi saranno aiutati da dei particolari poteri, i poteri della veglia, poteri che derivano dal potersi anche trasformare in un animale tonale gigantesco, solitamente fatto a forma e immagine dei veri e propri animali, i tonal, che abitano Nibiru. E qui entra in gioco il fattore onirico, perché sia questi animali, sia tutto il mondo di Nibiru è un mondo onirico, un mondo pieno di colori, un mondo in cui molto spesso il fuoco non brucia ma corrode, un mondo in cui si possono ritrovare tanti elementi assurdi, spiegabili solo parzialmente dalla scienza, che sono caratteristici dei sogni. Questi tonalisti sviluppano ovviamente dei poteri attraverso lo studio. Ci sono diverse università che insegnano ai tonalisti, secondo ovviamente varie filosofie, come comportarsi, come sopravvivere nel mondo di Nibiru. Ovviamente sia la veglia sia la marea sono state studiate scientificamente e devo dire che questo ben nutrito manuale ci dà delle spiegazioni molto dettagliate con termini anche scientifici
su che cosa effettivamente stia succedendo in questo mondo. Per quanto riguarda il sistema di gioco, devo dire che si presenta molto semplice e hanno fatto davvero un bel lavoro a spiegare un pochino subito all'inizio come funziona il sistema di gioco, proprio nelle prime pagine, in modo che si capisce subito di che cosa si tratta. Il sistema usa il D8, principalmente 2 D8 più ovviamente eventuali modificatori, bonus e malus, ma più che altro bonus, e esiste praticamente un solo tipo di test, quindi molto bene perché si velocizza molto, che potrebbe essere a sé stante o contrapposto. C'è da dire che però il sistema di gioco presenta secondo me un rischio. Il master ha poca libertà, ha poco potere. E questo, dato che praticamente i giocatori talvolta si possono chiamare i bonus, correggere il master quando gli chiede di fare determinati tiri, magari dicendogli no guarda ma io intendevo fare in un'altra maniera, quindi dovrei utilizzare una caratteristica, un'abilità diversa, rischia fra giocatori magari alle prime armi che iniziano o per parti che si conoscono da poco di creare una grande ostilità al tavolo, e non me ne vogliate a male, come tutti sappiamo questa è una situazione sempre comunque spiacevole. Comunque tutto ovviamente si può risolvere anche qua, anche magari ricorrendo a dei piccoli espedienti. Per quanto riguarda la possibilità di creazione e personalizzazione del personaggio, c'è una libertà immensa, tanto che molte delle abilità e dei poteri non le andremo neanche a scegliere da delle tabelle, ma ce le potremo creare noi in accordo con il master. Una cosa simile in realtà a Mutants and Mastermind, cioè noi ci scegliamo visivamente com'è il nostro potere e praticamente ce lo creiamo noi, perché i descrittori dei poteri che ci possiamo scegliere sono in realtà molto generici. Idem per creare il nostro personaggio, ci sarà chiesto di immaginare il nostro animale tonale, che potrà essere qualsiasi cosa, leoni avvolti dalle fiamme, balene fluttuanti, squali celesti, strani uccelli e tutto quello che la vostra immaginazione preferisce. C'è da dire inoltre che all'interno del sistema di gioco ho trovato qualcosa di parzialmente simile a 7C, poi se qualcuno è più esperto di me è libero di correggermi, che è quello praticamente dei dadi pericolo, ovvero ci sono delle situazioni in cui a seconda del nostro approccio potremo rischiare di più o di meno in base appunto a quanto è diventata pericolosa la situazione. Esiste anche un sistema di vantaggi che ci potranno essere concessi se ruoliamo ad esempio particolarmente bene. Cosa che mi ha abbastanza stupito da vedere alla fine è che non esiste un vasto equipaggiamento, ma questo in realtà ha senso, ci dovremmo affidare più alle nostre abilità, alle capacità del nostro animale tonale o ai poteri della veglia per risolvere i problemi di questo mondo, non a misura d'uomo ma di animale tonale, perché ovviamente gli animali tonali saranno a misura di questo mondo sproporzionato per gli uomini. Tra l'altro si arriverà a delle situazioni in cui ci saranno dei tipi di tonalisti, perché sono divisi per tipo, che potranno addirittura crearsi il loro equipaggiamento. C'è da dire che è carino che quando descrive ogni tipo di tonalista descrive anche quale solitamente equipaggiamento predilige, perché tutti hanno una particolare mentalità, diciamo, seguono delle particolari filosofie ognuno. Interessante che vi è un nutrito e molto dettagliato bestiario alla fine, che ci descriverà ovviamente tutte quelle creature ostili, ma anche non, che possiamo trovare nel mondo di Nibiru. Questo è un gioco che davvero consiglio, voglio provare, non ho ancora avuto modo di giocarlo effettivamente e ho intenzione di farlo per chiarirmi davvero sul sistema di gioco, vedere se è davvero fluido o meno. Forse aspettatevi una live, perché sarebbe anche carino provarlo appunto proprio in diretta. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a mettere mi piace, a condividerlo, passare dalla nostra pagina Facebook, dal nostro Instagram e dal nostro Telegram. Francesco dal forum Sentenziam, chiudo.